Come agisce invece il comune di Novate ad oggi per quanto riguarda, tornando un po' con un salto un po' lungo su gruppi d'acquisto? Il comune di Novate non vi ha mai parlato dell'esistenza dei gruppi di acquisto e non ha mai aiutato i gruppi di acquisto a venire alla luce. Uno dei grossi problemi è che io stesso, pur interessandomi alla tematica gruppo d'acquisto, non sapevo che c'era un gruppo d'acquisto dell'Arci, non sapevo che c'era un gruppo d'acquisto dell'Acli, scusa, che c'era un gruppo d'acquisto gestito dai Verdi, e queste cose, come diceva Dario giustamente prima, rimanevano un po' di nicchia. Se avevi la fortuna che qualcuno te lo venisse a dire, lo scoprivi, se no ne rimanevi un po' all'oscuro, tant'è che come dire, la nascita del gruppo di acquisto popolare non è qualcosa di concorrenziale, tutt'altro, è qualcosa che anzi ha da imparare dai gruppi di acquisto solidali e si propone semplicemente come qualcosa di più visibile, di più accessibile alla cittadinanza, con poi delle differenze che non voglio stare a toccare adesso, però sostanzialmente una leggera attenzione. Maggiore attenzione a un discorso di prezzo anziché di qualità, però sono distinzioni relativamente piccole, distinzioni che si concretizzano in realtà dalle scelte che fa il gruppo d'acquisto. Il gruppo d'acquisto si chiama così e deve chiamarsi così perché non è chi lo lancia che decide come funzionerà il gruppo, ma è chi vive il gruppo che decide come lo fa andare avanti. In questo senso il compagno Nino aveva ragione nel dire: noi abbiamo lanciato l'idea, però il gruppo d'acquisto deve andare avanti con le sue gambe e in questo senso è fondamentale la partecipazione, se no uno può avere tutte le idee che vuole, può dare tutti gli incentivi che vuole, però se poi la gente non si riunisce attorno a un tavolo per dire: ok, abbiamo bisogno di questo prodotto, riteniamo che quello che abbiamo preso il mese scorso non fosse poi tanto di qualità, quindi possiamo prenderlo in un altro posto. Oppure non va a controllare che cosa ha preso anche a livello di produzione, non va a vedere che magari ha preso dell'ottimo formaggio che costava pochissimo, però poi quell'azienda lo fa lavorare in nero i suoi dipendenti. Sono tutte cose che il gruppo d'acquisto riesce a fare, i gruppi di acquisto solidale da questo punto di vista lavorano molto bene. Addirittura avrete letto sui giornali che un'azienda produce formaggi, insomma. Casearia, mia mamma mi suggerisce sempre, un'azienda casearia, la Tommasoni appunto, è stata salvata da un intervento economico dei gruppi d'acquisto solidali, nel senso che c'è stato da parte loro un anticipo di ordini, per cui quello che questa azienda non riusciva ad avere dalle banche, le banche che il nostro governo sta tanto volontariamente, con tanta generosità sostenendo, quell'investimento non arrivava dalle banche, è arrivato dai gruppi d'acquisto solidali e questa azienda è sopravvissuta e è tornata a produrre in maniera concreta, in maniera positiva. Allora, questa è appunto non è solo una dinamica commerciale, è una dinamica economica, una dinamica che ha un risvolto nel mondo del lavoro, ha un risvolto nel concreto, perché poi noi siamo da prima lavoratori, da prima abbiamo bisogno di avere un reddito e poi possiamo diventare anche consumatori, anche se qualcuno poi ce ne fa dimenticare, insomma.